Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa magnifica iniziativa che è la casa di Babbo Natale. E prima di procedere all'estrazione della lotteria che è legata all'evento, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno veramente dato una mano per il successo di questa manifestazione. Ora abbiamo il nostro attore principale, Raffaele, che provvederà all'estrazione dei biglietti vincenti. Ogni biglietto che verrà estratto avrà come valore 80 euro in buoni spesa da ritirare nei negozi di generi alimentari che verranno estratti all'interno dell'urna. Abbiamo un'urna che contiene i biglietti vincenti, quindi i biglietti acquistati dai nostri amici che ci hanno dato la mano, le matrici, ecco, importantissimo perché il biglietto ce l'hanno in mano loro, e abbiamo dall'altra parte i biglietti contenenti i nomi delle attività commerciali. Allora, biglietto vincente numero 1807, legato numero 1807, legato all'attività macelleria Totino Giuseppe, via Lazio. Numero 797, legato a La Serenissima. Bravissimi, il secondo premio è stato distribuito. Numero 1932, 1932, legato a Mazzaferro Frutteria, via Stazione. Numero 1057, legato a Giuseppe Ieraci. Quinto estratto, numero 330, legato a Macelleria Magnoli, Viale delle Rimembranze, non solo carne. Caro Babbo Natale, tutti insieme i bambini e le maestre del plesso Nunziata chiedono di poter restare nella loro amata scuola, una scuola accogliente e familiare, dove tutti amano cantare, giocare e studiare. Ringrazio l'Associazione Commercianti per aver animato in questo periodo natalizio attraverso questa bella iniziativa che è la Casa di Babbo Natale e tutti coloro i quali si sono impegnati, non ripeto, l'ha detto il Presidente. Allora, a questa letterina poi io diciamo che la giro a Babbo Natale, nel senso che il Sindaco in realtà le cose che scrive Babbo Natale, cioè mo la mandiamo per tramite del Sindaco, diciamo. E quindi speriamo che insomma possa fare qualcosa, tuttavia voi ci vediamo nella settimana e vi racconto un po' la storia di queste scuole, perché non lo decide Babbo Natale né il Sindaco se le scuole rimangono aperte, ma le scuole rimangono aperte se ci sono bambini,